Questa è la serie prima. Allora, ci siamo. Allora, ragazzi, la sfida... Spariamo qui. Ragazzi, la sfida di oggi si chiama Challenge epica, e qualcosa. Epica. Finita male, come sempre, con i coltelli. Vi diciamo solamente che la sfida sarà questa. Chi monta prima la sedia vince tutto. Vince tutto. Non tutte si sa serie, cosa vince. Due tutte e due le sedie vince. Se porta a casa... Arrivare a due sedie. Bravo. Ragazzi, spolliciate. Ah, prima di tutto scriveteci nei commenti che cosa ci sarà all'interno di questi pacchi. Ma cosa vuol dire che dopo basta che schifo e vede? Non deve essere facile. Volevi. Allora, quindi ragazzi, scriveteci cosa c'è nei commenti sotto. Cosa? Quando c'è nella serie? 3, 2, 1, via. Pam, pam. E la faccio l'aglio. E la faccio l'aglio. Mi ha fatto malissimo, malissimo. Mi sono fatto tutto. Cosa hai fatto? Dove trovi di sotto? Cosa hai fatto? Chi è? Pensavo adesso fossi fatto male veramente. Mamma mia! Challenge epica! Oh! Attenzione! Trovo una stella! Stella marina, vieni a me! Aiuto! Malissimo! Oh, oh no! È la Madonna! Mamma mia! È la Madonna! Ah, ecco, mi sono tagliato per davvero allora, vedi? Ma con cosa hai fatto? Con le forbici probabilmente. No, fa vedere, finito male. Finito malissimo, raga, malissimo! Ah! Ragazzi, Ragazzi, finito tutto. Ragazzi, finito male non è uno scherzo, finito malissimo. Don't try this at home. Se fate queste robe, usate le forbici come siete. Perché io, tutto ciò è successo perché io sono un terrorista e ho usato le forbici così. Praticamente lo usavo, vedete il medio che tocca qui la lama. Ho fatto che flat. Cazzo di imbecille. Imbecille. Guarda che cazzo di roba. Guarda che rotelli. Guarda, la vedi la qualità? La qualità. Cioè, raga, con questa si piega in curva. Qui raga, tutta la mia esperienza da classicista verrà messa in pratica. Un assemblaggio di questa sedia. Perché mi hai guardato così cattivo? Sì. Aiuto! Malissimo! Ma malissimo! Ma cosa? No, inchiodato! Inchiodato! Porca merda! Oh! Piccolo! Ah! E qui Mr. Frank vede la possibilità di successo! No. Aiutami! Calma mosca! Le maniere forti servono qui, ragazzi! Le maniere forti! Attenzione, il sorpasso, Mr. Black! Ragazzi, una qualità questa serie che voi non potete capire. La qualità, ragazzi, è alta, io lo dico. Non si scherza. Cioè, raga, guarda che cazzo di sedia. Franco. No, aspetti, merda. Guarda un attimo sta cazzo di sedia. No, ti non puoi capire quanto è bella, non lo puoi capire. Oh, Franco, non gira! Allora, fammi una roba. Challenge in parità, ci si aiuta perché qui sennò non le chiamo mai dal muro. Oh. Ragazzi, non potete capire! Test, trovaciuto! Oh! A questa più piccolina? Boy! Oh, shit! L'ho detto!
Ne vogliamo parlare? Ciao. Ne vogliamo parlare? Oppure i guanti. Vabbè, basta, dai, su. Ragazzi, guantino fondamentale per poter montare ed essere veri professionisti, perché le sedie queste qua non si possono montare a mani nude, altrimenti, come Franco, finisce veramente male. Se questa? Ragazzi, vorremmo parlare? No! Ragazzi, ma di cosa sta... Cioè, ragazzi, adesso, potete dire quello che vi pare, ok? Ma avete visto cosa c'è qui? Sì. Cioè, ragazzi, lo tocco col guanto perché... Non merita di essere sporcato. Se no non capite... Ecco. Considerate la faccia che ho in questo momento. Ragazzi, the winner is... Mr. Black! Quindi volevo dire fai amici, aiutare la gente quando si passa. Va, che disgraziato, guarda. Manco, ragazzi. Cioè, io dico, no? Ma come si fa? Cioè, mai montato una serie da Ikea? Niente ragazzi, niente. Una roba oscena. Non sa nemmeno mettere le brugole, guardate che oscenità. Mamma mia. Che fenomeno. Che oscenità. Niente. Ragazzi, 130! Basta. Bene. Aiù! Fa malissimo! Vuoi sentire questi? Vuoi sentire quanto è duri, eh? Vuoi sentire? Senti cosa? Silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. Allora ragazzi, questa è la fine del video. Grazie per la visione. Naturalmente, grazie anche alla K Racing per averci mandato queste sedie. E come vedete sono sedie di estremamente alta fattura. Veramente alta fattura. Vabbè, in breve ragazzi, altissimissima. Cioè, guardate braccioli. Il potere dei braccioli, cioè... regolabili. Ovviamente con la levetta possiamo scendere, sdraiarci per qualsiasi tipo di posizione. Nel caso di Franco, che ha bisogno di eccellere in altri tipi di attività. E se anche voi insomma utilizzate quei siti dove si fanno cose, si fanno cose, si vedono persone. Ovviamente il retro anche illuminato, bello illuminato. Sì, e altre cose ragazzi, abbiamo ovviamente il classico, sì, tanto si può regolare sia la scienza. E chiaramente appunto questa qualità viene a un costo, non è una sedia decisamente economica, però ci sono vari modelli per adattarsi alle varie esigenze che ognuno potrebbe avere. E se state cercando una sedia da gaming, ma anche non solo gaming, anche da studio ad esempio, sono veramente super comode e è veramente un investimento che fate anche sul benessere di voi stessi. Grazie a tutti per la visione. Tanta voglia per tutti ragazzi, ci vediamo in un altro video. Pollicciate se volete, anzi, unboxing di questo tipo. Ciao. Just